Buonasera da Salvo Giuffrida, notiziario flash del 28 marzo 2022. Presentato oggi a Catania il progetto Taser, più che un'arma, un deterrente che sarà usato dalle forze dell'ordine di svariate città d'Italia e contribuirà ad una migliore efficienza del lavoro degli operatori di polizia. Meccanico e ladro, l'uomo che era stato già fermato lo scorso febbraio, nuovamente in azione in via Firenze. Gli uomini del commissariato Borgo Ognina lo hanno notato e fermato mentre smontava il paraurti posteriore e il catalizzatore da una Smart parcheggiata. Scoperta a Valverde una discarica abusiva all'interno di un'area dove sono stati rinvenuti rifiuti speciali e anche pericolosi. Il terreno era stato affittato ad un prezzo irrisorio da un 59enne denunciato per gestione illecita di rifiuti. Vertenza Pfizer, domani al Palaregione il tavolo convocato dal Centro per l'Impiego, appuntamento alle 9:30 tra i rappresentanti sindacali e dell'azienda davanti al dirigente del Centro per l'Impiego Salvatrice Rizzo, così come previsto dalla procedura amministrativa relativa ai licenziamenti collettivi. Per tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo al sito www.freepressonline.it e ai nostri canali social. Il prossimo notiziario flash domani alle 20:30.